Certo ragazzi, e benvenuti nel, mi sembra, quinto episodio dei tutorial sul linguaggio Visual Basic Script. Se non è il quinto episodio, vabbè. Allora, oggi parliamo della gestione dei file. Potrebbe interessare ad alcuni, anche se è di più il batch quello che gestisce i file, dato che ha molte più funzioni, è molto più efficiente. Rispetto a tutti, a questo oggetto che andremo a vedere oggi. Questo oggetto è il scripting.filesystemObject, che contiene queste funzioni. Va bene, ne parliamo poi. Contiene molte funzioni e oggi andiamo a vedere copyfile exists, move file e stessa roba per le cartelle. Allora, abbiamo qua una cartella ok, c due punti backslash ok, in cui ho messo c1 e c2. In questo c1 abbiamo un file.txt con scritto file per tutorial, vabbè, e nella cartella chiamata folder abbiamo un folder.txt con scritto file folder. Niente di che. Oggi andremo a vedere come spostare, come rinominare, come copiare questi file qui. Allora andiamo immediatamente a vedere il copy file per copiare un file. Dobbiamo ovviamente creare il nostro oggetto scripting.filesystemObject e utilizzare la funzione copy file che richiede due parametri. È una subroutine, come potete vedere, quindi non restituisce nulla. È una cosa che non vi ho detto nello scorso episodio. C'è una differenza anche nel richiamo delle subroutine dalle funzioni. Dato che le funzioni devono restituire qualcosa, vanno messe di solito in una variabile. La differenza tra una funzione e una subroutine, oltre ad essere che dobbiamo chiamarla con call, qua non ci vanno le parentesi per i parametri, mentre qui sì. Ecco la differenza, per esempio. Stessa cosa per MessageBox, che se lo chiamiamo come subroutine, cioè come funzione, come function, dobbiamo metterci le parentesi, mentre chiamandola come subroutine, no. Quindi, object. La funzione copyFile, la subroutine copyFile, che richiede due parametri stringhe. Il primo sarà il percorso da cui prendere il file, c, ok, c1, file.txt, e il secondo sarà il percorso dove copiare il file, e magari possiamo anche rinominarlo in un altro tipo di file, tipo file 90. Adesso andiamo ad aprirlo. E ci stampa file copiato come da script. Così andiamo su qua C1, su OK, e troviamo in C2 il nostro file 90.txt con la scritta, quindi è stato correttamente copiato. Adesso noi eliminiamo questo file e guardiamo un po' come funziona copy folder. Copy folder è la stessa cosa di copy file, solo che agisce sulle cartelle, quindi non c'è bisogno di un'estensione. Quindi se adesso andiamo ad aprire copyfolder.vbs, cartella copiata, qua chiudiamo, andiamo su C2 e vediamo la nostra bella folder qui, copiata direttamente da qua, con all'interno tutti i suoi file, quindi agisce anche in tutto l'albero della directory, in tutti i suoi file e le sue sottodirectory. Per chi non sapesse cos'è una directory, è praticamente sinonimo di cartella. Infatti, non si direbbe cartella, non si direbbe folder, ma directory. Poi, adesso andiamo a vedere move file e Ah no, no niente. Move file e move folder.
Allora, adesso li andiamo a vedere. Come ci suggerisce il nome, move file e move folder servono per muovere file e muovere folder. Sempre stessa sintassi, identica per la subroutine, e ci chiede due parametri. Il primo è ovviamente il percorso da cui prendere il file, e il secondo il percorso in cui muovere il file, compreso il file stesso. Questa stringa ci servirà poi per il comando rename. Adesso andiamo a vedere. Ora, se ho fatto tutto giusto, no, C2. Ok, qua abbiamo i nostri file. Adesso apro move file, file mosso, quindi c'è su C2 ed è scomparso su C1, non c'è più. E stessa cosa per move folder, cartella mossa, ed ecco che su C1 non c'è più, è stata mossa in C2. Possono essere mosse anche nelle cartelle padre, quindi da una sottodirectory ad una directory, quindi possiamo spostarle qua, possiamo spostarle dove vogliamo noi. Stessa cosa per la copiatura. Ok, adesso lo mettiamo in C1. E vi faccio vedere come funziona il rename, dato che non è una vera e propria funzione dell'oggetto scripting.filesystemObject, ma dovremmo sfruttare il move file e il move folder. Allora, praticamente vi ho parlato prima che questo parametro di move ci servirà per il rename. Infatti, se noi prendiamo il primo file e lo muoviamo nella sua stessa directory, quindi C1, ma con un nome diverso, a quel punto semplicemente lo rinomineremo e basta. Quindi adesso vado su rename, file rinominato, cartella rinominata, perché li vogliamo rinominare tutte e due. Ecco qua, quindi C1, ed ecco che l'abbiamo rinominata rename e rename.txt. Adesso io cambio di nuovo il nome, la mia fantastica suoneria. No, non folder, file. Tolgo un attimo l'audio del cellulare, se no si sente la suoneria. Ok, perfetto, ho messo la vibrazione così non si sente la suoneria. E dove eravamo rimasti? Non mi ricordo. Ah, sì, giusto. Lexists, che non so pronunciare. Qua ho deciso di creare un blocco un po' più difficile. Adesso guardiamo. Ok, ragazzi, ho modificato un po' lo script. Ho messo tutto questo script in commento. Ricordatevi, il commento in VBS si mette con l'apice singolo all'inizio della stringa di comando. E ho messo questo piccolo script un po' più semplice. Allora, fileXists è una funzione di tipo function che restituisce qualcosa, per questo ci ho messo le parentesi, e restituisce un risultato booleano. In base a cosa? In base a se esiste il file passato come parametro, il percorso del file passato come parametro. Quindi, in questo caso, file.txt di C1 di OK di C esiste. Quindi, se andiamo ad aprire il file, ci stamperà vero. Se invece non esiste, quindi lo togliamo e lo mettiamo in folder, per esempio, quindi in una sottocartella, in una sottodirectory, adesso ci uscirà falso, un risultato booleano. Se invece noi andiamo qua a mettere un folder.file.txt ci darà vero perché l'abbiamo spostato in folder. La stessa cosa vale per il folder exists, quindi esiste questa cartella, sì, vero. Se invece la mettiamo nella cartella padre, quindi ok,
non esisterà più, quindi falso. O almeno non esisterà più il percorso, la cartella continua ad esistere. Adesso suona pure il campanile, GG. Ok, un sacco di disturbi. Rimettiamo file nella cartella C1 e adesso andiamo a vedere un po' tutto questo blocco if and if. Togliamo i commenti, ecco fatto, togliamo questo piccolo script, non metto in pausa per allungare un po' il video, se no diventa cortissimo come lo scorso. E che cosa fa questo script? È un semplice blocco if, quindi se esiste il file.txt, then, quindi allora, stampa il file esiste. Altrimenti, else if, sì, else if significa altrimenti se, è equivalente ad else if staccato. Se non ve l'ho mostrato nel secondo tutorial barra primo, allora ve lo mostro adesso. Else if object folder exists, quindi se esiste la cartella folder, allora stampa la cartella esiste, altrimenti. Se non esiste nella cartella, nel file, allora stampa nulla esiste. End if, quindi termina il blocco if e termina il programma. Quindi che cosa fa? Il file esiste. E non ci dice la cartella esiste perché basta questo. C'è un if, non serve fare anche l'else if. Se togliamo, per esempio, la cartella di qui, oddio, se togliamo la cartella di qui, ci dà sempre il file esiste, perché il file comunque esiste, quindi non serve a niente il blocco else if. Ma se invece di togliere la cartella togliamo solo il file, qua il blocco if sarà false, quindi entrerà nel blocco else if e quindi ci dirà che la cartella esiste, mentre se togliamo tutto non c'è più niente, quindi né l'if né l'else if funzioneranno, quindi nulla esiste. Easy peasy. Può essere utilizzato questo file exists per evitare degli errori. Infatti, se noi andremo adesso ad aprire questi file qui, ci darà un errore perché nella cartella C1 non esistono né file.txt né folder. Mentre possiamo utilizzare con dei blocchi if, else, else if, eccetera, insieme a file exists e folder exists, possiamo utilizzare quei metodi lì, anche se si chiamerebbero funzioni, function, non so parlare, e non metodi. Possiamo utilizzare quelle funzioni lì per gestire un po' gli errori, come dire. Quindi, alla fine poi è lo stesso oggetto, quindi gli facciamo pure un favore, creando un solo script invece di 5, anzi 6, non so neanche contare. Benissimo, quindi detto questo, l'episodio finisce qui, ci vediamo alla prossima.